Nel Movimento 5 Stelle si sono chiuse le candidature online, ci sono state polemiche, i parlamentari ripetono che è stata una grande prova di democrazia. Sentiamo Chiara Garzilli. Saranno i primi a depositare simbolo e programma di governo al Viminale. Per i 5 Stelle l'appuntamento è domani mattina alle 8. Ci sarà il capo politico del Movimento Di Maio insieme al garante Beppe Grillo e a Davide Casaleggio. Prima scadenza ufficiale in vista del voto, ma l'attenzione è già concentrata sulle liste. I nomi definitivi saranno annunciati domenica al villaggio russo di Pescara. Candidati scelti attraverso una selezione ferrea, annuncia oggi Di Maio, negando che il sistema sia andato in tilt in occasione delle parlamentarie. 2 giorni di votazione online nei quali non sono mancate le proteste della rete, con le lamentele degli utenti che non sono riusciti a esprimersi e dei candidati che sono stati esclusi. Hanno partecipato 10.000 candidati, tra questi c'erano delle persone che non avevano i requisiti e di questo ce ne vantiamo, perché il Movimento 5 Stelle non è una navicella che porta chiunque in Parlamento, ma soprattutto lo abbiamo fatto in maniera partecipata. A Pescara si parlerà anche di Europa e dopo le polemiche dei giorni scorsi, oggi Di Maio precisa, nessuno scontro contro, bensì dialogo con l'Unione, ma è il momento per l'Italia di contare di più. E mentre dal commissario agli affari economici Moscovici arriva un nuovo monito sui conti pubblici e interesse dell'Italia a contenere il debito, il leader pentastellato replica: se leggesse i programmi delle forze politiche italiane scoprirebbe che tutte hanno in programma di fare deficit per favorire gli investimenti.